Da stasera, giovedì 21 novembre, prendiamo il posto di Velò, la grande Velò seguitissima di Jacopo Forcella, ovviamente fino a quando non riprenderà Velò. Buonasera amiche ed amici di Mobidic, il tema della puntata è Sistema Neve per non vivere alla giornata. Vi presento subito gli ospiti, abbiamo il piacere di avere nei nostri studi l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo, buonasera assessore. Buonasera. A seguire Bonaventura Margadonna, Consorzio Ski Pass Alto Sangro, Buonasera. buonasera. E poi Francesco Di Donato, presidente Collegio Maestri di Sci Abruzzo, ma soprattutto sindaco di Roccaraso e anche vicepresidente nazionale dei maestri di sci. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera. E poi Ernesto Paolo Alba, presidente di MC Alto Sangro Turismo. Buonasera. Prima Grazie, buonasera. di tutto, per introdurre gli argomenti che discuteremo, ascoltiamo la scheda iniziale, come sempre, affidata al bravissimo collega Giuseppe Dintino. Ascoltiamo la scheda. Sci alpino, sci di fondo e telemark, snowboard e snowkite, ciaspolata, arrampicata su ghiaccio e corsa con i cani da slitta. Sulla neve le attività sportive sono tantissime, ma non manca nemmeno l'occasione di rilassarsi davanti al fuoco in una baita o nelle calde acque di una spa. Il 65% dell'Abruzzo è costituito da montagne e il turismo sciistico rappresenta una grossa fetta dell'economia locale, circa il 30% di tutto il turismo di cui gode la nostra regione. L'Abruzzo vanta ben 246 km di piste da sci, di cui più di 90 a Roccaraso e Rivisondoli, servite da 91 impianti di risalita. Il punto più alto in cui è possibile sciare è Campo di Giove, a oltre 2.400 metri sul livello del mare. Questa è Mamma Rosa, a 2000 metri, uno degli scorci più suggestivi e celebri d'Abruzzo. Solo qui, infatti, si scia ammirando il mare. Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e dicembre del 2018 sono arrivati oltre 100.500 turisti per circa 250.000 presenze, registrando una media di permanenza di 2-3 giorni. Di questi, l'1,5% viene addirittura da fuori Italia, ma l'Abruzzo può contare principalmente sul turismo di giornata, rappresentando un punto di riferimento per tutti gli appassionati di montagna del centro-sud della penisola, in particolare per napoletani e romani. Alberghi, ostelli e bed and breakfast accolgono le decine di migliaia di turisti che ogni inverno si recano nella nostra regione. Sono 146 le strutture per un totale di 3.049 posti letto. Il periodo di maggior affluenza è quello delle vacanze. Secondo il Sole 24 Ore, tra Natale e Capodanno in montagna ogni turista spende in media tra i 600 e i 700 euro. Per decidere dove andare, il 65% usa i social e la rete per informarsi e decidere sui prezzi delle strutture di interesse. Ma quando deve prenotare, più del 50% si rivolge direttamente alle strutture recettive. L'industria delle vacanze invernali in tutta Italia vale quasi 10 miliardi. Il timore però è che gli inverni saranno sempre più brevi a causa dei cambiamenti climatici. Le nevicate sono sempre più sporadiche e i ghiacciai faticano a sopravvivere nei mesi più caldi. Il sistema di innevamento programmato, quello cioè dei cannoni sparaneve, continua a essere il più esteso della penisola. Ma la necessità aguzza l'ingegno. A Pesco Costanzo è possibile sciare senza neve sul Neveplast, l'unico del centro Italia. Ad ogni modo, la montagna abruzzese si dimostra una meta attraente anche durante la bella stagione. Il 46% delle presenze si registra d'estate. Ma quando il freddo arriva e la neve scende leggera dal cielo, subito Roccaraso, come nel film di Checco Zalone, si trasforma nel Polo Nord. Ma freddissimo, va! Chiudilo, Roccaraso! E Zalone è venuto realmente a sperimentare le rigide temperature, rendendosi protagonista anche di un simpatico siparietto con il primo cittadino. Sono con il sindaco di Roccaraso che mi ha assicurato di essere leghista. Volevo ritrattare la mia dichiarazione fatta nell'ultimo film, nel senso che fa più freddo a Roccaraso che al Polo Nord. Quindi questo più che un saluto è un addio. Non verrò mai più. No, no, Mai no, più. No, non sono andato a Sulmona, no, a guardare il terremoto. non A Roccaraso, la bufera, andate a fanculo. No, no, Abruzzo, Molise e tu. no, 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 Da Cortina, uno come me, è da no. Cortina. Bloccato nella neve e soccorso in maniera così fulminea dal sindaco di Roccaraso che si è preso una mazzetta, onestamente. Sei bella. 1.000 euro, c'è cioè una produzione di
Tutti qui hanno calato perché li trattano bene, si mangia bene, si gela bene, che altro possiamo dire? Niente, siamo orgogliosi di averti qua. Grazie, grazie. Ti vogliamo bene e come ti avevo detto in precedenza, Roccaraso è casa tua e averti qua, ripeto, è un grosso onore, un grande onore per tutti noi. Grazie, grazie. Non andare via. Ci vediamo in estate. Non andare via anche perché porti bene, vedi quanta neve hai fatto venire. Bellissimo questo siparietto tra i sindaci di Roccaraso e Checco Zalone. Fa più freddo a Roccaraso che al Polo Nord, quindi in quel caso ovviamente il freddo è il benvenuto perché dà ricchezza, produce ricchezza per quei territori e non solo, ma per l'intero Abruzzo. I numeri che ci portava il bravissimo Giuseppe Dintino ci raccontano però di un turismo giornaliero sostanzialmente e stagionale, e quindi bisognerebbe fare in modo di renderlo più continuativo e anche all'interno dei 365 giorni dell'anno. Chiedo subito allora all'assessore Mauro Febbo, assessore al turismo della Regione Abruzzo, la Regione che sta programmando per incentivare la neve e le montagne abruzzesi ai fini turistici. Ma intanto complimenti per il filmato, perché insomma in qualche minuto il filmato ha centrato un po' tutto ciò che è il messaggio che noi stiamo cercando di veicolare, soprattutto ha detto ciò che noi stiamo cercando di dire fuori dalle nostre mura regionali e addirittura fuori dai confini nazionali, perché che noi abbiamo, siamo la regione che in questo momento ha, grazie a quelle temperature, alla neve, altre purtroppo che prima l'avevano, oggi non ce l'hanno, ce lo diciamo solamente noi, che sul Gran Sasso, mentre sci, hai la possibilità di vedere due mari, il Tirreno e l'Adriatico, e sulla Maiella vedi l'Adriatico, ce lo diciamo noi e non credo che facciamo ciò che è nell'interesse del territorio. Queste cose, queste bellezze le dobbiamo esportare, è quello che stiamo facendo a 360 gradi, fruendo anche con l'ultima immagine, l'ultimo sketch. Avere Zalone che fa quella battuta sull'Abruzzo significa, è una promozione enorme nel mondo intero. Magari avessimo Zalone o altri che fanno quelle battute, e quello stiamo facendo con la Film Commission, che stiamo portando fuori dai confini regionali, nazionali, europei, addirittura la siamo andati a presentare fuori. È chiaro che poi insieme a tutta questa attività ci devi mettere anche altro, come per esempio il potenziamento dell'aeroporto. Insomma, noi stiamo lavorando a 360 gradi, purtroppo dobbiamo scrollarci di dosso una serie di congiunture che negli anni hanno insomma un pochino danneggiato l'Abruzzo, nel senso il terremoto, Rigopiano, un po' di problemi che ci sono stati. Lo dico, tanto oramai le votazioni ci sono state, non lo dico per fare polemica o per fare campagne elettorali. 5 anni di un governo regionale che non aveva l'assessore al turismo, credo che ci ha danneggiato in maniera enorme. Quindi, però insomma, adesso stiamo riprogrammando, devo dire, con piena collaborazione sia con degli operatori sia di chi deve fare per incarico avuto, per legge avuto dalla Regione Abruzzo come DMC, devono fare attività di promozione, sia grazie anche ai sindaci che non aspettano altro che la Regione gli dia quel supporto necessario per propagandare, per far conoscere il proprio comune. Quindi stiamo ragionando a 360 gradi. Credo che quei numeri che avete riportato sono numeri che fanno aprire un attimo tante porte, perché forse in Abruzzo non si ha contezza di quelle dimensioni, sia di impianti, sia di piste, sia di numeri comunque di fruitori, perché forse non si hanno cognizioni, molti non sanno che Roccaraso ha 3.000 posti letto. Insomma, voglio dire ho detto veramente un bellissimo servizio, avete detto tante cose belle che noi oggi dobbiamo rendere fruibili e sfruttare come immagine di questo Abruzzo. Il turismo, che poi
non è solo il turismo, perché insieme al turismo poi si muove il commercio, si muove l'industria della ricezione, si muove l'agricoltura, perché abbiamo un'enogastronomia che non è seconda a nessuno. Dobbiamo lavorare su quello, stiamo investendo su quello, perché come lei giustamente ha sottolineato alla fine, giustamente, non dobbiamo fare solamente il turismo invernale. Quegli impianti devono lavorare anche l'estate, devono lavorare a primavera, perché oggi il turismo è fatto di tante cose, vogliono venire a vedere le bellezze, siamo la regione verde d'Europa, la gente vuole le piste, vuole venire a camminare, vuole vedere le bellezze d'Abruzzo, noi ce l'abbiamo queste opportunità. Buonaventura Margadonna, Consorzio Ski Pass Alto Sangro, chi sono, ecco, secondo le vostre conoscenze, i turisti che frequentano gli impianti sciistici abruzzesi, in particolare chi sono? Buonasera. Buonasera. Il consorzio, diciamo, come tutti gli altri consorzi della regione Abruzzo, noi abbiamo la maggior parte dei turisti sono quelli della vicina Lazio e della Campania. Sì, sono anni a questa parte, però si sta anche spostando questo arrivo di queste persone, arriva anche dalle Puglie e dalle due Sicilie, dove noi abbiamo un ottimo rapporto della viabilità. Quindi vorrei dire qualcosa di diverso: noi non abbiamo solo i pendolari, abbiamo anche delle punte di persone che hanno una permanenza di 48-72 ore. Vogliamo cercare, e grazie a quello che ha detto anche l'assessore, di potenziare sempre di far conoscere questi posti, in modo tale che cominciamo a aprire la settimana bianca anche noi in quello che è il contesto nazionale. Tenga presente che io intanto in questo momento rappresento tutti gli impianti, e ne sono orgoglioso, della regione Abruzzo, e in principal modo rappresento il comprensorio Alto Sangro, dove voglio precisare che è nato nell'86, quindi ha una storicità, e non ultimo, con l'aiuto anche della regione, gli ultimi due impianti bellissimi che abbiamo realizzato vanno a completare la flotta degli impianti che abbiamo solo in quel comprensorio di 34 impianti. Ma la cosa più importante, visto che c'è anche un problema meteorologico del rialzo termico, noi abbiamo, possiamo dirlo con orgoglio, abbiamo uno dei più potenti impianti di innevamento in Europa. Quindi lei mi aveva chiesto quando noi apriremo gli impianti. Noi apriremo gli impianti appena le temperature ci consentono di poter innevare integralmente tutte le piste. Perché quindi, c'è bisogno di temperature basse, ovviamente. Guardi, glielo dico tecnicamente, c'è un discorso tecnico. Per poter innevare e avere una resa bisogna avere temperature al di sotto del meno 2, meno 3, meno 4. Più è bassa la temperatura. Ma la cosa importante è che tutte le stazioni, e in principal modo anche noi, anche l'Alto Sangro, hanno un innevamento integrale. Quindi la garanzia nostra è di dare al turista la sicurezza delle piste innevate. Tanto è vero che in termini di sicurezza, voglio anche precisare questo dettaglio, ve lo dirò anche dopo, lo Ski Pass Alto Sangro con le altre stazioni, ecco, parlo sempre in nome di tutte le stazioni, ha investito, oltre alle tecnologie sia sugli impianti, anche in termini di sicurezza, sia sulle piste che anche nelle aree limitrofe. Per quanto riguarda il discorso anche di sicurezza, tra virgolette, anche sulla garanzia dell'utente per le valanghe. Quindi abbiamo dei progetti, ma avviati da tanto tempo, che li stiamo completando, non è che li stiamo iniziando, li stiamo completando. A proposito di sicurezza, avete a disposizione un servizio di pronto intervento in loco? Sì, no, allora, la regione lo mette a disposizione? La regione mette il servizio del 118, sia a livello con l'elicottero e sia con le autoambulanze. Sulle piste siamo garantiti dalla copertura tra l'arma dei carabinieri, tra la polizia e dal gruppo forestale, che fanno una sicurezza sulle piste. Quindi per quanto riguarda il discorso di sicurezza e pronto intervento, siamo coperti a 360 gradi. Sindaco Di Donato, sindaco anche di Roccaraso, oltre che altri incarichi in materia sciistica, Roccaraso è una delle stazioni più belle del Mezzogiorno d'Italia ed è attrattiva, o no? Nell'ultimo periodo mantiene questa attrattività?
Sicuramente, noi stiamo lavorando per migliorare l'immagine della nostra cittadina, che sicuramente negli ultimi anni ha avuto dei riscontri molto positivi, che ha generato anche un aumento di presenze. Ma la cosa importante è che Roccaraso non si sta muovendo da sola. Roccaraso si muove con un territorio in maniera compatta, in maniera unitaria, sincronizzata, organizzata, a sistema, e che sta cercando e cerca, e le strade sono state ormai tracciate nella regione Abruzzo, il faro per poter guidare questa promozione di immagine e miglioramento di una serie di servizi. Quindi Roccaraso è un brand che tira tantissimo, lo vediamo con le immagini che avete mandato di Checco Zalone. Lo abbiamo visto anche nel recente film ultimo di Alessandro Siani, dove dice che Biancaneve è nata a Roccaraso. Abbiamo quindi un brand che è ricercato, che tira, che fa promozione da sé, e bisogna essere bravi in un territorio più ampio a coinvolgersi dietro questo brand, per creare ricchezza, per aumentare prodotto interno lordo e per far sì che questa regione si possa tirare da un certo punto di vista montano su ancora di più. E quindi ci sono tante strategie, tante iniziative che si possono mettere insieme, ma il messaggio che voglio dare da sindaco, che da ripeto, presidente anche dei maestri di sci, noi vogliamo essere identificati come regione Abruzzo. Noi vogliamo portare questo messaggio, lo dico che forse può sembrare un pochettino strano da un sindaco, ma abbandonare i campanili, abbandonare quelle sono le logiche, e questa è stata l'azione che io personalmente ho fatto come sindaco da 8 anni, e lo sto facendo anche come ruolo di presidente dei maestri di sci della regione Abruzzo, dove noi abbiamo deciso soltanto una cosa, di identificarci nel marchio della regione Abruzzo. Perché se capiamo questo, riusciamo a portare un beneficio complessivo generale a tutti. E il turismo montano aiuta anche quello estivo, aiuta anche quello della costa, aiuterà anche, come viceversa, la regione e l'operato dell'assessore a incrementare i numeri di cui parlava prima. Questo è il messaggio vero, squadra. Diceva l'assessore, stanno pensando di potenziare Film Commission per diventare anche esso un veicolo proporzionale. Lei è d'accordo su questo? Sono d'accordissimo, perché basti pensare, se mi fate questa domanda, che quel video così amatoriale, grezzo, fatto da me, dal mio collaboratore, acceso un telefonino, immagina quante visualizzazioni avrà avuto. È stata sulle prime pagine di tutti le testate più importanti giornalistiche. È andato a Striscia Notizie, ha vinto il premio del miglior video che è stato fatto. Solo sulla mia pagina ha avuto oltre 200.000 visualizzazioni, e si parla di milioni di visualizzazioni, a un costo per l'amministrazione di Roccaraso e per chiunque zero. E quindi io dico che la strada è quella giusta. È chiaro che per un discorso più importante qualche risorsa va anche messa, qualche risorsa devono necessariamente investirla come Regione Abruzzo in questo settore, però la strada è quella giusta, perché arriva direttamente a destinazione, perché tutti vanno a vedere il film di Checco Zalone. Ha avuto 60 milioni di persone che sono andate di incassi, e di tantissimi milioni di persone che sono andate a vederlo. Quindi è uno dei tanti canali, ma sicuramente la strada che è stata intrapresa è la strada giusta. Ernesto Paolo Alba, ecco, come si può incentivare? Abbiamo detto anche nella scheda, lo hanno ripetuto gli ospiti in precedenza, c'è un turismo, soprattutto giornaliero, che proviene da Roma e da Napoli in particolare, ma dalle Puglie, però l'Abruzzo è centrale rispetto anche ad altre regioni, certo. Penso non solo Campania e Puglia, ma Molise, Marche. Quindi come si può fare secondo lei, che bisogna fare per attrarre anche turisti da queste regioni limitrofe? Ma diciamo che il serbatoio, chiamiamolo così, di turisti importanti sono quelli che provengono dal Lazio e dalla Campania, perché stiamo parlando di 10 milioni di persone, di potenziali
clienti che possono raggiungerci con estrema facilità. Tutto sommato sono un tiro di scopo, no? Dagli impianti sciistici. Soprattutto dall'area nostra, l'Alto Sangro. Il problema è questo, perché per altre località diventa più facile. Per esempio, penso per il Gran Sasso sia molto più facile attrarre i turisti marchigiani. Per quanto riguarda i molisani, sappiamo, poi parliamo anche di quantità di persone, di utenti o di clienti, per meglio dire, abbastanza relative, quindi il salto anche qualitativo. Perché la popolazione è quella che è, il rapporto in percentuale è poca roba. La Puglia è interessantissima. La Puglia è un bacino turistico di grande interesse, e ci lavoriamo da tempo. Anche con strumenti che la Regione ci ha messo a disposizione, sia ultimamente ma anche in precedenza, con i workshop, con delle attività mirate che ci consentono di farci conoscere, di presentarci alla clientela pugliese. Poi io sono originario della Puglia, sono in Abruzzo da 40 anni, quindi per me è stato quasi naturale venire in Abruzzo, per trovare il primo cliente sono stato io, si può dire, no? Nella storia. Però credo che mi faccia dire una cosa, perché è importante, l'ha detto l'assessore all'inizio, e quindi ha detto una cosa importante. Che praticamente il turismo non è la cenerentola dell'economia, il turismo è una cosa molto seria, ed essendo una cosa molto seria è complessa, soprattutto molto complessa, va seguito, e ci voleva sin dall'inizio una persona che ci seguisse, a noi operatori, sia io rappresento un po' la ricettività della montagna abruzzese, insomma, sono anche un'azienda storica che sta lì più di 40 anni, quindi penso di aver fatto un pezzo della storia del turismo montano abruzzese. Va seguito, quindi adesso con la nuova giunta regionale abbiamo una persona di competenza, perché voi con l'assessore c'è una vecchia conoscenza, perché addirittura volevo fare un cenno storico, ma è importante per capire dove siamo arrivati oggi. Perché questa coesione tra i vari attori del turismo abruzzese montano c'è stata da tanti anni, e questo ha consentito di avere l'innevamento artificiale. Io ricordo quando era in funzione il patto Sangro Aventino e c'erano delle misure destinate agli alberghi dell'Alto Sangro, tutti gli albergatori fummo d'accordo a non prendere queste risorse e destinarle all'innevamento artificiale. Questo ci fece fare un salto qualitativo enorme, perché dice sì, mettiamo a posto gli alberghi, ma poi non viene nessuno perché non possiamo offrire il prodotto primario dell'inverno, che è la neve. Quindi sarebbe stato quantomeno da stupidi non approfittare di questa cosa. E ci mettemmo d'accordo con la gestione del loro patto, che era una gestione molto complessa perché interessava diverse comunità montane, diversi comuni, più di 55 comuni credo. Insomma, ci mettemmo d'accordo e quindi destinammo queste risorse affinché si riuscissero a fare gli innevamenti artificiali sui nostri bacini, sul nostro bacino sciistico. Sì, fu un inizio, perché poi molto è stato fatto, è stato completato, è stato fatto parecchi altri investimenti anche da parte dei privati. Però ecco, quello ha dato un messaggio importante affinché poi noi riusciamo veramente, come diceva Margadonna prima, a essere attrattivi, perché poi il problema sta lì. Non è che una persona la prendi e la trasporti fisicamente, la trasporti attraverso i servizi che tu riesci a offrire. È più conveniente ed è più divertente. Diciamo, mi tolgo una curiosità, prego. Ma con la precedente giunta d'Alfonso, con chi interlocuvate? Chi era il vostro interlocutore? No, io visto che non c'era l'assessore al turismo. No, nell'ultimo periodo c'era il vicepresidente, che poi è diventato presidente, Giovanni Lolli. Lolli. Esatto. E quindi lui ha seguito un po', e credo che qualche cosa ha iniziato a capire e a fare, soprattutto perché dietro nostre insistenti pressioni ha messo in funzione anche dei meccanismi amministrativi che magari oggi la giunta attuale può raccogliere, può potenziare e sfruttare al meglio, perché poi l'esperienza che ci ha
l'assessore Febbo ci consente anche di fare un salto qualitativo enorme. Adesso abbiamo questa fortuna, tra virgolette, ma non lo dico soltanto per una questione di appartenenza politica o quant'altro. Lo dico perché ho parlato sempre bene delle persone che fanno bene il loro lavoro, a prescindere da che cosa, da chi, da che cosa, da dove provengono, da che cosa. Le idee camminano sulle gambe degli uomini. Infatti, peraltro, tra io ho parlato molto bene dell'assessore La Barba. Tra l'altro, l'assessore Mauro Febbo passa come della giunta forte Falcone. Della giunta di Marco Marsilio, poi lo chiederemo a lui. Ci dobbiamo fermare, ripartiremo appunto dall'assessore al turismo della Regione Abruzzo. Pubblicità. Sistema neve da programmare per non vivere alla giornata, seconda parte di Moby Dick. Ripartiamo dall'assessore Mauro Febbo, assessore regionale al turismo, al quale chiedo subito, a livello di promozione turistica delle montagne, degli impianti sciistici, ma non solo, la regione che sta programmando, che sta facendo? Ma noi abbiamo due tipi di promozione, che è una che è quella nell'immediato, che abbiamo già fatto per quanto riguarda la promozione estiva, con risorse credo neanche particolarmente importanti, perché fanno parte della vecchia programmazione. Come nuovo governo non ci siamo trovati di fronte a un bilancio di previsioni già scritto da altri, e credo la facciamo e cerchiamo di farla soprattutto nei tempi e nei modi giusti, però non è quella che abbiamo in mente. Quella che abbiamo in mente è una promozione importante fatta a livello nazionale a grandissimo livello, fatta a livello europeo, almeno sulle quelle che riteniamo le nazioni dove c'è maggiore interesse per quanto riguarda l'Abruzzo, e magari anche uscire fuori. E quello la stiamo predisponendo. Il primo atto che ho fatto come assessore al turismo, nominato il 19 marzo, ho avuto il Comitato di sorveglianza sui fondi FERS, fondi europei 2014-2020, ho chiesto lo spostamento di risorse da una misura che non portava risultati, messa proprio sulle attività di promozione. Sono cifre importanti, perché sono 5 milioni di euro. Credo che mai la Regione Abruzzo ha avuto una cifra così importante da mettere in campo, ma posso assicurare che non sono solo questi, perché già al prossimo chiederò anche altri. Perché poi la promozione non la si deve fare a spot un anno, ma deve essere ripetuta e deve essere ampliata. Quindi stiamo lavorando su questo bando da 5 milioni di euro, che credo, se siamo bravi, riusciamo a far uscire tra fine dicembre e inizio gennaio. E questo ci porta fuori dai confini importanti nazionali. Dobbiamo insistere su quelli che sono i punti che ci sono stati indicati di sviluppo, come la Germania, come l'Olanda, come la Francia, come la Gran Bretagna. Io continuo a dire, dobbiamo puntare molto in base a ciò che mi viene indicato, in base alle cifre che ci vengono dette, dobbiamo puntare molto sulla Russia. Insomma, dobbiamo puntare su questo. È chiaro che va accompagnato anche con le rotte aeree, che sono un segnale importante. Su questo stiamo lavorando. Ne parleremo poi di infrastrutture, così come dicevo, è importante per il turismo. Invece usciremo fine mese, inizio di dicembre, con una campagna promozionale per la stagione neve che abbiamo già individuato. Quindi, come al solito, RAI, radio, televisioni e stazioni principali come Milano, Roma e soprattutto quelle che sono già state indicate: Puglia, Campania, Lazio e un po' le Marche, che comunque soprattutto nel Gran Sasso, dove c'è un punto di riferimento. Dai numeri che noi abbiamo, che ci diceva anche Dintino prima, si nota una carenza di accesso alle montagne abruzzesi da parte degli abruzzesi.
Ecco, rispetto a una promozione all'interno della regione, che pensate di fare? Ma anche lì è chiaro che quando facciamo la promozione la facciamo a 360 gradi, dobbiamo far capire agli abruzzesi, come si diceva prima, che insomma, una settimana, famosa settimana bianca in Trentino, forse conviene farla in Abruzzo e non conviene andare a fare in Trentino, perché oggi la neve non ce l'abbiamo. Vanno in Alta Italia, esatto. Infatti. Noi la neve ce l'abbiamo, in Trentino la neve non ce l'hanno, noi abbiamo qualche altra cosa che magari gli abruzzesi forse sfugge, quindi dobbiamo anche insistere sugli abruzzesi. Questo è un esame che abbiamo fatto anche grazie alla collaborazione dei consorsi e delle DMC, che chiaramente ci contribuiscono alla nostra programmazione. Credo che almeno per quanto riguarda la neve, qualche deficienza da parte di una campagna promozionale interna forse è stata fatta, dobbiamo sanare questo fatto, e quindi su questo ha perfettamente ragione. È un impegno che l'assessore ha preso qui a TV6 pubblicamente. Buonaventura Margadon, i consorzi, ecco, quali agevolazioni prevedete per l'utilizzo degli ski pass o della settimana bianca, soprattutto per gli abruzzesi, per incentivarli a restare in Abruzzo per la settimana bianca? Parlo, sì, abbiamo dei pacchetti offerte, ma in principal modo abbiamo riservato delle agevolazioni ai residenti in Abruzzo, gente del territorio. E quindi ci sono degli sconti particolari per i residenti della regione Abruzzo. Poi abbiamo un'offerta che si apre, l'offerta dei pacchetti famiglia per tutte le persone che vengono sulle nostre montagne. Volevo dirle una cosa, mi riferisco a ciò che ha detto l'assessore. Tenga presente che i leader del settore impiantisti, quindi parlo di Marche Leitner, parlo del Alpitec per quanto riguarda l'innevamento, parlo anche di proprietari di stazioni sciistiche del nord e anche al di fuori, conoscono le nostre potenzialità e le nostre efficienze per quanto riguarda gli impianti. E proprio per quanto riguarda l'innevamento, le dico subito che mi trovavo in una stazione sciistica in Austria, dove mi domandarono di come andava questo enorme impianto di innevamento. Lei basti pensare che dalle oltre frontiere conoscono le nostre realtà, noi ahimè non riusciamo a divulgare questo messaggio. Mi auguro che ora, con l'impegno anche dell'assessore, possiamo far sì che si conosca veramente la verità del nostro territorio a tutti quanti, in principal modo ai nostri abruzzesi. Anche in Abruzzo, dice giustamente il rappresentante del consorzio, sindaco Di Donato, come si può destagionalizzare l'utilizzo degli impianti che sono in montagna in Abruzzo? Ma ci sono diverse, già a mio avviso, iniziative in cantiere che possono dare una forte mano su questo. Io metto l'accento sul programma istituzionale di sviluppo che in itinere, che la regione sta portando avanti, il famoso CIS, perché consente di poter potenziare quelle infrastrutture da un punto di vista sia privato che pubblico, che possono essere naturalmente sfruttate anche e soprattutto per l'attività estiva. Lo diceva bene prima l'assessore, l'impianto da sci non deve essere visto solo ed esclusivamente come impianto relativo all'inverno, ma deve essere soprattutto visto come potenziale struttura che possa portare ancora più presenze turistiche nei periodi non invernali, come succede nelle regioni del nord, dove la proporzione è più turisti estivi che e turisti invernali. E questa è la vera sfida che ha in questi anni davanti l'Abruzzo, intendendo la regione, intendendo i comuni, intendendo gli operatori, intendendo tutte le parti e le componenti del settore. Se riusciamo a capire quanto è importante mettere quelle risorse necessarie in quegli investimenti, si riuscirà nel brevissimo tempo ad avere un aumento di fatturato e quindi PIL per il bene di tutta la regione. Ed è un dato di fatto scontato, perché ogni studio che viene fatto su questo dice in modo molto chiaro che i ritorni sono enormi. E questa, ripeto, la vera sfida. Ma questa sfida passa solo ed esclusivamente se siamo una regione unita, se siamo compatti,
se siamo bravi a fare tutti quanti squadra, mettendo da parte quelli che sono, ripeto, i colori politici, da parte delle amministrazioni, come dico sempre, gli unici colori sono tre, il rosso, il bianco e il verde, perché siamo sindaci, da parte degli operatori abbiamo lo stesso tre colori, assessori, che sono il bianco, il blu e il verde, che sono i colori della regione Abruzzo. E di conseguenza, se noi abbiamo questa capacità di identificarci non nei singoli territori, ma in uno, in un scenario più ampio, allora forse riusciremo a fare quel salto di qualità che questa regione merita, che tutti gli operatori turistici di questa regione meritano, e soprattutto serve anche per, nelle zone interne, lo dico, a far sì che possano rimanere quelle zone vive, operative, che non ci sia lo spopolamento, e passa tramite questi investimenti, che sono degli investimenti che generano ulteriori investimenti e generano ulteriore benessere e ricchezza. Lo abbiamo visto sul Roccaraso, nell'Alto Sangro, in questi anni, con quanto di importante siamo riusciti a fare con un potenziamento di un'infrastruttura, quanto è ritornata nella collettività e quanto basta anche andare sulla costa e vedere quanto quell'investimento ha generato anche PIL sulla costa. Perché non sembra, ma quando poi uno deve ristrutturare una casa, quando uno poi deve, ha la potenzialità, la possibilità di spendere altri soldi, si rivolge a delle aziende che sono non nel nostro settore, l'industrializzazione è un circuito che porta inevitabilmente aumento di ricchezza. Questo è il vero compito, il vero diciamo obiettivo che la regione deve portare avanti. Poi all'interno di promozione c'è tanto da fare, mi consenta solo queste due parole per far capire il messaggio di unità. Lo ski pass unico è un segnale importante di Regione Unita. Potenziare i servizi avvicinando i ragazzi delle scuole alla montagna, facendo le agevolazioni sui trasporti. Abbiamo la tua come sistema di trasporto, la Regione può, ecco, darci una mano, dare una mano a fare dei pacchetti insieme al MIUR, agevolazioni. Se noi riusciamo ad avvicinare anche gli abruzzesi con questo tipo di promozione, secondo me riusciremo a essere leader a livello nazionale, come abbiamo dimostrato di esserlo nel campo dei maestri di sci, dove questa regione è considerata una regione da prendere come esempio, sia per la legislazione che nella giunta, ricordo, Chiodi ha avuto la lungimiranza di portare avanti una legge regionale, sia questo consiglio regionale che in unanimità ha approvato quelle risorse necessarie per generare l'immagine sulla divisa unica dei maestri sci. Ripeto, la strada è tracciata, la strada è spianata, ora bisogna abbandonare i campanili, stare tutti insieme, e secondo me riusciremo a portare avanti questa regione. Non a caso territori come il Trentino e la Valle d'Aosta registrano un PIL, un prodotto interno altissimo, ma anche una retribuzione media degli abitanti abbastanza alta, tra le più alte d'Italia. Quindi sul turismo, il turismo davvero diventa una risorsa e diventa economia per una regione intera. A Ernesto Paolo Albi invece voglio chiedere come sono i prezzi per i pernottamenti e per, diciamo, la ristorazione nel mese invernale durante l'afflusso massimo di turisti. Sono accessibili? Questa è un'ottima domanda. Devo dire che ormai la concorrenza che noi abbiamo non è più a livello di campanile, come prendo la parola del sindaco, nel senso che prima magari si pensava di fare la concorrenza tra le singole località, anche dello stesso Abruzzo. Io vengo da Pescasseroli, quindi tante volte si faceva la concorrenza con i prezzi di Roccaraso, no? Le strutture ricettive facevano questo tipo di verifica. Adesso, con tutti i vari canali di vendita che ci sono, è chiaro che la concorrenza è a livello mondiale e quindi non solo a livello nazionale, a livello proprio mondiale, anche come destinazioni, cioè le persone non è che scelgono di venire in montagna, scelgono di andare in ferie e poi si mettono su internet, iniziano a guardare e poi scelgono magari tra l'Egitto o l'Abruzzo. Quindi noi la concorrenza l'abbiamo anche con Sharm el-Sheikh, ad esempio, no? Perché a volte se tu usi dei prezzi, devo dire una cosa molto importante, che noi per cercare di calmierare il più possibile
Abbiamo ormai delle tariffe che sono ferme da più di 10 anni, poi l'Abruzzo, ha detto prima l'assessore, noi abbiamo avuto due sventure gravi, c'è stato il terremoto dell'Aquila, c'è stata la faccenda di Rigopiano, insomma, abbiamo avuto due stop importanti che ci hanno bloccato un po', perché in effetti eravamo nei primi anni del 2000, eravamo a un buon punto, però si è perso parecchio perché queste due sventure ci hanno dato uno stop importante. Per riuscire anche a recuperare terreno, quindi le strutture ricettive ormai da tempo usano tariffe molto calmierate, quindi, e devo dire non solo questo, ma oltre alle tariffe calmierate abbiamo anche un ottimo livello dal punto di vista culinario, gastronomico, quindi noi riusciamo anche a dare un'ottima offerta turistica di qualità a un prezzo molto molto concorrenziale, ma non solo a livello nazionale, addirittura a livello internazionale. Quindi parliamo in termini pratici, mediamente un soggiorno in pensione completa a Natale, nel periodo di Natale, è intorno ai 70-75 euro in pensione completa, quindi mi sembrano cifre molto molto abbordabili. Però è chiaro che noi facciamo anche un altro conto, perché è inutile dirlo, il turismo montano è comunque un turismo che costa, tra virgolette, perché non è soltanto pernottare e sfamarsi, ma bisogna anche pensare ad adeguarsi con le attrezzature varie, con i costi degli impianti, con i costi dei maestri di sci, che indubbiamente vanno considerati, quindi il pacchetto poi inizia a essere abbastanza importante per una famiglia, soprattutto se poi si hanno diversi figli. Ecco, su questo noi lavoriamo molto come ospitalità, cerchiamo di comprimere i costi alle famiglie numerose, perché è lì che magari si hanno difficoltà per le famiglie a venire a trovarci, e questo, ecco, comporta anche un ridimensionamento magari della permanenza. Lei faceva accorciano i giorni. Allora, per evitare questo fatto, magari si cerca di abbattere il costo e quindi magari farli per stare di più, perché poi stando di più sul territorio le persone hanno anche più consapevolezza di dove in effetti si trovano, iniziano a fare poi delle valutazioni, che poi è una specie di investimento nel tempo. Certo. E comunque un costo medio di 70 euro per nottamento compreso, non è eccessivo, no, quindi molti se lo possono permettere. Assessore Mauro Febbo, lei opportunamente ha introdotto il tema delle infrastrutture, in particolare l'aeroporto dovrebbe diventare aeroporto intercontinentale, si sta allungando la pista, siamo quasi giunti al termine. Però l'Abruzzo, come tante altre regioni del sud e del centro Italia, hanno carenze infrastrutturali. Da questo punto di vista, benché non è il suo campo, la regione Abruzzo che sta programmando? No, beh, noi rispetto al centro-sud comunque infrastrutture, certo, ne abbiamo. Abbiamo purtroppo e stiamo risentendo di quella che è una problematica a livello nazionale, con una scellerata riforma che è stata fatta, quella di cancellare o di far finta di cancellare le province, e purtroppo abbiamo un sistema viario che risente di questa riforma, e insomma, su cui però si sta lavorando. Abbiamo avuto sia la restituzione all'ANAS di diversi chilometri di strade delle province, sia soprattutto siamo riusciti a sbloccare una serie di interventi che erano stati previsti all'interno del master plan, rimodulando lo stesso master, soprattutto rifacendo le convenzioni, dando la possibilità alle province di fare interventi sulle strade, perché erano francamente risorse già previste, già stanziate, ma purtroppo per una decisione che non si era capito, cioè non puoi dare alle province, assegnare le risorse e aspettare che le province fanno le gare d'appalto, se poi le risorse le dai a rendicontazione. Oggi le province non hanno, così come i comuni, hanno difficoltà economiche, tu gli devi dare la possibilità nel momento in cui fa la gara d'appalto poi di pagare il famoso 20% di assegnare alle ditte vincenti, loro non le hanno, e quindi era tutto fermo. Abbiamo sbloccato questo, quindi si è rimessa in moto una macchina, almeno per quanto riguarda la manutenzione principale. Io credo che nel giro di 18-24 mesi si faranno belli interventi. C'è un problema enorme in questo momento in Abruzzo,
e in generale in Abruzzo lo si sente perché abbiamo l'autostrada, la Teramo-Roma, l'Aquila-Roma, che chiaramente ha vicissitudini che ci danneggiano in maniera enorme, perché chiaramente essere bloccati ore e ore su questa autostrada, o per il traforo o per i viadotti, scoraggia la venuta, e abbiamo lo stesso problema peraltro anche sulla A14, perché anche lì i viadotti stanno bloccati, una volta la magistratura, una volta manutenzione. Abbiamo di questi problemi, però si sta intervenendo, stiamo portando a compimento alcuni assi viari che erano in progettazione da anni. Penso, per quanto riguarda il territorio della provincia di Chieti e della provincia di Pescara, quindi l'Alto Sangro, la famosa Fondovalle che è stata aggiudicata, i lavori si stanno precedendo. Io credo e mi auguro che, insomma, quello è per quanto riguarda sia le industrie del Sangro, della Val di Sangro, quindi la Seve, l'Onda e le altre, sia per il sistema turistico, perché ci dà la possibilità di lavorare molto con Campania e Basso Lazio, insomma, che quando arriverà a compimento credo che ci darà delle belle soddisfazioni. È chiaro che lo dobbiamo vedere a 360 gradi, quindi ci sono degli interventi su cui stiamo spingendo molto, stiamo incontrando in continuazione RFI, perché insomma l'alta velocità c'è, il problema del collegamento Pescara-Roma ci deve essere, via ferrovia, no? Assolutamente la velocizzazione di quel tratto, anche per sbloccare l'autostrada che è troppo frequentata, quindi voglio dire, su quello prestiamo la massima attenzione. Senza infrastrutture non si va da nessuna parte, non si fa né turismo, ma soprattutto abbiamo i problemi poi con le industrie, perché non dimentichiamo che il turismo va potenziato, e ci mancherebbe altro, e ci stiamo credendo e ci stiamo investendo, ma insomma, non dimentichiamo che l'Abruzzo è, in termini di industrializzazione, la regione più importante del centro-sud, e forse non solo del centro-sud, e meno male che abbiamo le grandi industrie che ci dobbiamo tenere e dobbiamo continuare a proteggere. Quindi proteggiamo le grandi industrie, infrastrutture ce le chiedono, quelle infrastrutture dobbiamo mettere a disposizione pure per la seconda voce, che secondo me deve diventare seconda voce, ma con una crescita enorme del PIL, che è il turismo. Buonaventura Margadonna, ecco, siamo in diretta, no? Facciamo un confronto in diretta con la politica regionale, in particolare con l'assessore. I consorzi cosa chiedono alla giunta regionale e all'assessore? Di mantenere quello che abbiamo già detto. Benissimo, di mantenere l'impegno che poc'anzi ha detto l'assessore, quello di portare una pubblicità, un'informazione, quello che è il messaggio turistico a livello nazionale, e di dare più sensibilità agli investimenti locali, perché abbiamo bisogno di investimenti della gente del posto, che resti nel posto, questo è importante, e quindi avere degli incentivi a far sì che i comuni dell'alta montagna, con l'aiuto della regione, abbiano la possibilità di dare idee o poter approvare progetti a persone per invogliare a restare nel territorio. E un'altra cosa importante che vorrei dire, ma è una cosa proprio spicciola, che la neve, voglio dare questo messaggio: ogni qualvolta che nevica, se nevica nell'arco alpino, è un esordio, è un'economia che si apre per tutto. Nel nostro territorio invece ogni volta che nevica è un intervento della Protezione Civile, è una questione di rischi. Noi invece, per noi la neve è un'economia, e la neve, è ben venga la neve, perché ha portato una svolta nei territori montani della nostra regione. Ed è vero. Sindaco Di Donato, i comuni, i sindaci cosa chiedono alla regione? Facciamo anche questo confronto diretto. Chiedono naturalmente di non essere lasciati soli nelle azioni che svolgono ogni giorno, nelle azioni turistiche, nelle azioni di politica in generale. Si rivolgano all'ente sovraordinato, che non solo legifera ma che ha delle risorse che possono essere investite su questo. Io chiedo all'assessore, ma così a livello una richiesta che poi è quella che fanno un po' tutti, di porre l'accento sempre sui servizi in generale. Parlava delle strade, e sono fondamentali. Una località diventa attrattiva da un punto di vista, anche se tu ci puoi arrivare, l'accessibilità diventa fondamentale.
La parola turismo è una parola complessa. La parola turismo significa avere anche un ospedale efficiente, perché la gente certo. non arriva in una località se non ha un ospedale vicino. Dovete sapere che per fare una manifestazione di livello, e Roccaraso ne è organizzata a livello mondiale, ti chiedono un presidio ospedaliero vicino, efficiente, con alcuni servizi. E quindi questo diventa determinante. Quindi l'ospedale non è soltanto Castel di Sangro no? E lotteremo e ci batteremo sempre per questo straordinario ospedale. Lo stanno chiudendo ormai. Cioè, però è un messaggio che voglio dire, perché dire turismo vuol dire non soltanto ecco, l'albergo, la presenza sulle piste, vuol dire viabilità, vuol dire ospedali, vuol dire accessibilità complessiva, vuol dire pulizia verde, vuol dire un'urbanistica fatta come si deve da parte delle nelle programmazioni degli amministratori. Quindi la legge regionale ci deve dare le indicazioni chiare, ci deve anche ridurre quel margine di discrezionalità se i sindaci sono troppo ecco, ballerini su alcuni aspetti. Vuol dire anche ecco, tutela dell'ambiente. Tutela dell'ambiente, e il rischio idrogeologico, risorse dove lì servono, perché siamo in un paese, lo dicevamo prima, ci sono delle difficoltà, in modo tale che il messaggio di sicurezza è un messaggio che è predominante rispetto al messaggio di una disgrazia, di un territorio che è sempre martoriato. E lì si racchiude tutto, la sintesi di poi di questa chiacchierata. Ernesto Paolo Albi, gli albergatori che chiedono alla Regione, all'assessore? Ma noi chiediamo che ci sia maggiore attenzione alle innovazioni che gli albergatori continuano a fare e fanno da tempo. C'è stata la 77, però poi abbiamo i vincoli dei minimis e quant'altro. Noi per esempio, io porto una best practice dell'Alto Sangro, abbiamo messo insieme una bella piattaforma di investimenti fatti da privati e con questa cerchiamo tra l'altro di farla collegare al CIS, al contratto istituzionale di sviluppo, in modo tale che si faccia poi sia da parte dei privati che da parte del pubblico degli interventi coordinati, in modo che l'effetto sperando sia... Sperando che quelle promesse di finanziamento del CIS arrivino davvero, eh? Ma quello è una praticamente dipenderà dallo Stato italiano, da quanto sono bravi i nostri amministratori a saperseli far assegnare. Ma credo che su questo non ci saranno problemi. Benissimo. Grazie. Assessore Mauro Febbo, a lei tocca l'onere e l'onore di chiudere questa puntata. Intanto deve rispondere alle richieste dei presenti. Ma guardi, io con i presenti ho un rapporto quasi quotidiano, quindi conosco le loro richieste, le condivido, ci stiamo lavorando con una programmazione, così come sull'ultima battuta, anche io ci credo molto sul CIS, lo abbiamo ripreso, insomma, ci stiamo lavorando a livello di bipartisan, perché poi, come le dicevo anche prima, fuori programma, insomma, un conto poi è l'amministrazione, un conto poi sono le appartenenze politiche, si deve lavorare per l'Abruzzo e per gli abruzzesi nell'interesse dei territori, quello è uno strumento valido, era nato bene, si è arenato, lo abbiamo ripreso e ci stiamo lavorando perché quello può essere una svolta, perché chiaramente poi solo con le risorse si possono ottenere dei risultati, soprattutto anche quando parliamo di infrastrutture, perché le infrastrutture poi si realizzano con le risorse appropriate e di una certa importanza, visto che negli ultimi anni purtroppo di risorse importanti non ne sono arrivate o comunque c'è un'accentuazione di problemi e di sicurezza che viene richiesta e che bisogna dare. Quindi io sono uno a cui piace stare sul pezzo, piace stare sui territori, mi confronto, sono abituato a metterci la faccia, non mi tiro indietro di fronte ai problemi, i territori mi conoscono, sanno come raggiungermi e spesso diciamo, affrontiamo i problemi e qualche volta diamo anche soluzioni. Il tempo a nostra disposizione è scaduto, però una domanda fuori sacco all'assessore la devo fare. Nessuno conosce la durata di questo governo giallorosso ovviamente, ma in caso di elezioni anticipate Mauro Febbo si candiderà al Parlamento italiano? Questo lo dobbiamo chiedere al partito se mi vuole indicare. Io oggi sono fiero di una delega, anzi di più deleghe che ho, penso a gestire le deleghe, anche perché peraltro non credo che questo governo cadrà, insomma c'è un arroccamento sulle poltrone che difficilmente si cede. È la sua previsione, benissimo, io ringrazio ovviamente gli ospiti. Ernesto Paolo Alba, grazie a lei.
al sindaco di Rocca Raso, Francesco Di Donato. Grazie, Bonaventura Margadonna, con Giorgio Schipassi e ovviamente all'assessore regionale al turismo Mauro Febbo. Ringrazio ovviamente tutti i nostri telespettatori, vi ho ricordato in premessa e ve lo ricordo ancora alla fine, abbiamo cambiato programmazione con Moby Dick, andiamo in onda stasera, che da stasera, che è giovedì 21 novembre, la trasmissione andrà in replica poi a mezzanotte di questa sera e sabato 23 novembre alle 13, e tutte le settimane sarà così, perché abbiamo preso il posto inopportunamente, credo, ma fino a che non ci sarà Velò, trasmissione seguitissima di Jacopo Forcella, ci saremo noi e poi vedremo. Grazie a tutti e buonanotte da Moby Dick.